Buon pomeriggio a tutti, siamo qui all'Oleandri in attesa che inizi questo match tra Stevere contro Sant'Antonio. Adesso i ragazzi si stanno ancora scaldando, ma a breve inizieremo. Ecco le due squadre che entrano in campo, accompagnate dal direttore di gara. Pronti per l'entrata. Ecco gli schierati. Tutto pronto per iniziare. Aspettiamo solo lo schieramento delle due squadre. Vedete gli ultimi suggerimenti da parte del mister per svolgere al meglio questo match. Quindi ancora pochi minuti e ci siamo. Prima palla del Trastevere. Ecco il fischio d'inizio. Ci siamo, Trastevere, Sant'Antonio. Primo tocco è stato per il Trastevere. Fortunatamente tutto a posto. Sibillo alla battuta per De Sanctis. È stato da Pelli. Ancora da Micco. Incredibile gol! Dove gliela mette? Nell'angolo più remoto della porta. Gol spettacolare. Vantaggio per il Trastevere di 1-0. Vediamo adesso il Sant'Antonio come reagirà a questo punteggio. Ora Carletti sicuro con le mani mette in mezzo De Sanctis. Vince il contrasto. Sibillo sta cercando di liberarsi di Dapelli. Da Micco per De Sanctis. Trovano un buco, Nava tira e gol. Che azione! Azione fenomenale. Veramente una cosa spaziale. Carletti si ripartirà proprio da lui. Intercettato da Micco. Prova il tiro ed è rete. Un gol spaziale, veramente spettacolare da quella distanza. Che precisione! Un minuto per Bendenga, prova il tiro. Gemma si lascia scivolare sotto le gambe il pallone. Un gol inaspettato. Punizione che verrà battuta da Bendenga. Così sembrerebbe. Tre uomini in barriera richiesti da Gemma. Ed ecco il tiro. Incredibile parata di Gemma con i pugni. Veramente parata spettacolare. Anche un bellissimo tiro. Sarà a corner, sempre battuto da Bendenga. L'autore di quest'ultimo tiro. Cercare Carlo che finisce di poco sopra la traversa. Ed ecco il duplice fischio a determinare la fine del primo tempo. Noi ci vediamo tra pochissimo. Ecco il fischio. Ecco il fischio, vediamo come gestiamo adesso questo tempo. Mancini subito all'attacco, parte con un destro ad Aaron. Si mette in mezzo Giammiro. Ancora Sofio. Murato da Pausan. Per Raspollini. Sofio la potrebbe alzare, la mette in mezzo. Vediamo se Casinelli scannella ed è rete. Ed è un gol favoloso di Scannella. Ancora Di Silvestri. Recuperata palla da Ceraudo. Ancora da Pelli. Scannella combatte per la palla ma non riesce. Raspollini la allunga a Scannella, potrebbe giocare con Casinelli, è prestato da Giammiro e da De Silvestri. Pausam spazza la palla, arriva Casinelli. Scannella si gira, potrebbe trovare il tiro, murato da Pausam. Incredibile, che partita. Casinelli che finisce in
fallo laterale. Se dice più greco, adesso a battere D'Apelli. Ci prova Casinelli a mettere il piede, ma non ci riesce. Sarà Di Silvestri a battere questo fallo laterale. Era per Mancini, ma trova Scannella. Pausa. Attenzione! Era un gol spettacolare questo, si usciva. Fabio cerca di girarsi, ma Pausa glielo impedisce. Trova Gemma. Finisce qui. Questo match è veramente pieno di emozioni entusiasmante. Veramente una partita di alto livello. Io vi ringrazio ancora una volta di essere stati con noi e alla prossima.